do il benvenuto a nome dell'Associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto, che come sapete ha voluto fortemente questo restauro, perché chiaramente è uno spazio che noi oggi restituiamo alla popolazione di Poggio Mirteto, rimesso in ordine con la finalità di poter consentire a tutti quelli che vogliono di utilizzarlo. Questo spazio venne restituito alla popolazione perché è sempre appartenuto alla popolazione, prima come lavatoio e adesso come spazio. Certo. Io voglio invitare Francesca Pastore a dare una piccola spiegazione, un contributo oltre quello suo delle opere d'arte che ha esposto. Io sono stata contenta da subito di questo invito e ho partecipato e partecipo molto volentieri. Mi auguro che questo spazio sia utile per portare un po' di arte, un po' di allegria, un po' di belle cose, ecco, anche di giovani, possibilmente, di giovani, in modo che man mano poi cresca nel tempo e rimanga soprattutto, non come tutte quelle cose che purtroppo nascono e poi si dimenticano. Quindi non ho... Venite alla nostra artista che ha inaugurato la mostra in questo posto, e con Andrea dicevamo, adesso lo dico anche al sindaco, al nuovo assessore, di fare una sorta di calendario di esame, diciamo di calendario che prevede le mostre per tutto l'anno, perché il discorso della continuità è fondamentale e condivido perfettamente il fatto del... Abbiamo scambiato due parole con il nuovo assessore sull'importanza della bellezza come elemento trainante di crescita. Io vorrei che l'assessore alla cultura, Edoardo Ruvolo, possa confermare questo nostro programma. Allora, io confermo il programma, ma soprattutto tengo la barra dritta su un imperativo categorico che io ho sposato: riuscire a mettere in atto un processo di disseminazione del bello. È un lavoro che deve essere fatto dalla collettività e dal singolo all'unisono, di autoeducazione al bello. Noi, come categoria di docenti, io e molti miei colleghi, stiamo cercando di instillare nei nostri discenti l'importanza dell'amore nei confronti di ogni forma di bello, in tutte le sue sfumature, in tutte le sue declinazioni. In un momento così drammatico, dove le brutture della vita ormai sono diventate delle stereotipie che noi accettiamo proprio acriticamente, bisogna fare questo passo avanti, forte passo avanti, e cercare di inoculare con forza l'amore per il bello, che non è una cosa che spesso il bello, l'arte, la cultura viene coniugato, si coniuga, si fa coniugare con qualcosa di pesante, di triste, no? Invece la cultura, se noi tutti assieme riuscissimo a creare questa, come mi piace dire, coinè, la cultura in realtà è rock and roll, la cultura. Allora, devo dire che sono stati 20 giorni impegnativi, perché anche sotto il profilo culturale, perché è la terza inaugurazione che faccio in 20 giorni, quindi devo dire che sono stati impegnativi e altre ce ne aspettano, quindi questo però è anche sintomo di grande vivacità culturale che c'è a Poggio Mirteto. Prima diceva Carlo, con questa vivacità culturale delle varie associazioni, e devo dire, ringrazio l'Associazione Amici del Museo, perché è probabilmente una di quelle che si adopera di più sul territorio sotto il profilo culturale, anche per la scoperta, diciamo, delle nostre tradizioni, del patrimonio culturale storico di Poggio Mirteto. Quello che mi impegno, che ci dovremmo prendere con l'assessore, è poi di coordinare poi tutte queste attività, di mettere intorno a un tavolo tutte le varie associazioni che ci sono, starvi vicino e costruire insieme un percorso, certo, perché questo è il metodo che vorremmo usare. Io, per quanto riguarda questa inaugurazione, io ero venuto qui il 12 maggio, se non erro, era stata fatta la presentazione. Io ero un semplice cittadino. Sì, io ero un semplice cittadino a quel momento, ero candidato, però ero un semplice cittadino, era in piena campagna elettorale, quindi evidentemente non poteva, l'amministrazione di allora non poteva fare interventi e presentarmi, però
nulla toglie che è stata l'amministrazione uscente che ha coordinato e ha sostenuto questo progetto, che ha consentito la realizzazione di questo, che ha consentito la realizzazione di questo progetto. Abbiamo qui Cristina Rinaldi, che è l'ex assessore alla cultura, che ha seguito da vicino questo progetto e l'ha sostenuto, quindi mi sembrava doveroso ringraziarla, perché poi questo è anche, diciamo, negli aspetti istituzionali, però è corretto riconoscere quello che è stato fatto dalle varie amministrazioni, quindi ci tenevo in particolar modo. Gliel'avevo detto anche ieri per la rassegna cinematografica, che in parte era già stata organizzata, quindi mi sembrava corretto questo. Per quanto riguarda poi quello che è stato realizzato, Rita Poggio Mirteto sicuramente è uno spazio che rappresenta un po' la storia e la tradizione di Poggio Mirteto, che adesso ha questa duplice funzione di tradizioni, di storia, ma anche di innovazione, perché comunque diventa uno spazio vivo, uno spazio dinamico sotto un profilo di natura culturale. Quindi sono perfettamente d'accordo che poi bisogna continuare ad organizzare all'interno di questo spazio continuamente delle iniziative. Questo penso che sia la prima cosa che dovremmo fare. L'altro aspetto, perché poi faccio fatica, perché condivido, noi abbiamo puntato il nostro progetto, il nostro programma sulla riqualificazione, sulla bellezza, e vedere poi questo spazio completamente riqualificato, poi ho davanti altri spazi che non sono proprio, vedere il contatore così, i tubi dell'acqua fuori, evidentemente non è che ispirano bellezza altrettanto. Quindi questo, io spero che sia stato questa riqualificazione il primo passo per una riqualificazione complessiva del centro storico, perché noi puntiamo molto sulla rivalutazione e sulla riqualificazione del centro storico proprio per promuovere la cultura, il turismo, il sociale all'interno di Poggio Mirteto attraverso il centro storico, che deve essere l'attrattore culturale e sociale di Poggio Mirteto. Quindi spero che questa sia, diciamo, il primo passo per una riqualificazione nel tempo dell'intera area. Io voglio ringraziare gli amici del museo, voglio ringraziare Franca per l'impegno che ha messo anche economico, poi, e anche in ricordo di suo fratello, quindi sinceramente la voglio ringraziare. Poi ci conosciamo pure da tanto tempo, con Fabrizio abbiamo avuto tante esperienze insieme, quindi sono particolarmente contento di essere stato io ad inaugurare ufficialmente questo spazio e questa mostra. Quindi grazie veramente a tutti. Sindaco, allora adesso...